insegna a la Hochschule für Jüdische Studien a Heidelberg, insegna lingua e letteratura Yiddish, prima ha insegnato anche alla Sapienza, per ben 6 anni ha insegnato la stessa materia anche alla Sapienza. È autrice, è stata curatrice insieme a Laura Quezzoli Mincher di un numero della rassegna mensile di Israel che si intitola Ricordando Singer, che trovate fuori, ed è autrice di alcune voci per il dizionario di biografia letteraria in inglese. Questo dizionario di biografia letteraria ha un volume che è consacrato interamente agli scrittori di lingua Yiddish e Daniela ha curato delle voci in questo stesso volume. È anche responsabile di un progetto molto interessante finanziato dal corrispettivo del CNR tedesco. Su una rivista in Yiddish che è apparsa a Mosca dal 1961 al 1991, per 30 anni, e sta dirigendo questo progetto che prevede anche la digitalizzazione di questa rivista. Oh, grazie. Dunque, io innanzitutto ringrazio Miriam per l'invito e per questo. Ah, ecco, funziona ora? Sì, si alza un po'. Così va bene. Ringrazio Miriam per l'invito e la comunità per la possibilità ogni tanto di dare un po' voce a questa cultura che è così poco conosciuta, anche se meriterebbe veramente molto più interesse, molto più molto, più sostegno in tanti sensi. Ora, parliamo qui di un libro, del libro di Giovanna, Le radici ebraiche nel pensiero di Franz Kafka. Io sono una giornalista, ma sono una yiddista, cioè specialista di lingua e cultura yiddish, e forse proprio per questo riesco un po' a farmi tutte e due le vesti del tema. E vorrei però concentrarmi soltanto su un aspetto, cioè un aspetto importante, perché da una parte è l'aspetto identitario, cioè la questione dell'identità che ha sollevato Franz Kafka, dell'identità ebraica, e dall'altra il contatto con la cultura yiddish attraverso, come sappiamo, un incontro che ha avuto un gran peso nella vita di Kafka, un incontro del 1911-12 con una piccola troupe di attori yiddish, la troupe di Lemberg. Lemberg è il nome dell'attuale Lviv in Ucraina. Prima di parlare di questo contatto con la troupe di attori yiddish, di lingua yiddish, e soprattutto con la persona più importante di questa troupe, che era Yitzchok Levi, parlerò di un po' quello che c'era intorno, e cioè anche un pochino più in là del tempo. Torniamo un po' all'aprile del 1920, quindi dopo, alcuni anni dopo. Kafka partì allora per Merano per curare una sua malattia polmonare, di cui tra l'altro, come sapete, poi è che è stata causa della sua morte poi. Una malattia che era iniziata circa 3 anni prima, intorno al 17, e lasciava una città, Praga, che era in grande trasformazione. La Repubblica Cecoslovacca era stata creata recentemente e aveva ridisegnato un po' tutti i rapporti di potere, cosa fondamentale negli uffici pubblici. Il ceco era l'unica lingua ufficiale.
E questo significa che la minoranza di lingua tedesca dopo secoli si trovava in una situazione di grande marginalità della vita politica, ma non solo, era anche in abbastanza problematica la situazione perché l'antisemitismo era diventato una sorta di leitmotiv di partiti e di giornali come denuncia e constata il settimanale ebraico all'epoca Selbstwehr, cioè autodifesa. Kafka aveva in quel periodo iniziato a studiare l'ebraico perché pensava di emigrare e di trasferirsi un giorno in Palestina, addirittura pensava che avrebbe potuto guadagnarsi la vita come relegatore di libri. Ma prima di partire per Milano assiste a una conferenza, cioè la conferenza di Aaron David Gordon, che aprì un convegno del Partito dei Lavoratori Ebrei. Questo partito si chiama Hapoel HaTzair, quindi un partito sionista, grosso modo, ma socialista. Gordon aveva parlato della condizione parassitaria degli ebrei nella diaspora e l'aveva paragonata a quella dei cechi, dei cecoslovacchi e di altri popoli che, come lui dice, hanno un suolo sotto i piedi, vivono del loro lavoro e diceva: noi siamo parassiti, siamo un nulla. Questa terminologia ai nostri occhi oggi è decisamente estrema, ma era usata all'epoca molto frequentemente e era significativa evidentemente di un sentimento di negativo di sé piuttosto generalizzato. Detto questo, anche per dare un po' una collocazione al problema di cui Kafka parla e scrive poi. In questo periodo Kafka conosce Milena Jesenska, una giornalista ceca che interessa Kafka al mondo e alla letteratura, alla lingua ceca. Milena aveva un'appartenenza alla società e alla lingua ceca, a differenza di Kafka che non ha patria e per il quale il destino degli ebrei in Europa in quel momento sembra piuttosto incerto. Però la conoscenza di Milena è stata importante anche per altri versi, perché riporta Kafka alla scrittura e lei inizia a tradurre in ceco i suoi racconti. Traduzioni apparse, alcune traduzioni poche, di alcuni racconti sulla rivista ceca Kmene, sul quotidiano Tribuna. Queste sono le prime traduzioni dell'opera di Kafka. Va detto che la critica del tempo non ha visto nell'opera di Kafka quello che più tardi vede Ernst Pollack e che aveva chiamato la capacità di Kafka di elevare la condizione dell'ebraismo praghese a cifra della modernità, quindi aveva allargato il raggio d'azione di questa letteratura, appunto, e renderla simbolica per un'intera epoca. Al contrario, come dicevo prima, alla morte di Kafka il suo nome a Praga era pressoché sconosciuto. Nel 1924 era pressoché sconosciuto. Kafka, prima di recarsi a Merano, come dicevo all'inizio, scrive e prende le mosse da un articolo di Rabinowitz apparso a fine agosto del 1920 sulla rivista di Martin Buber, Der Jude, l'ebreo, una famosa rivista di questo periodo. È un articolo di Rabinowitz, dicevo, con il titolo Sugli scrittori ebrei occidentali, nel quale l'autore, dopo aver affermato che l'appartenenza culturale a mondi diversi, per esempio al mondo ebraico e al mondo tedesco, non era di per sé un problema, e diceva: esistono del resto piante con radici
terreni diversi, e concludeva che lo scrittore occidentale sarebbe diventato in Palestina un pubblicista, un traduttore di libri scolastici, che non per questo si dovesse rinunciare alla propria identità intellettuale, al contrario, si doveva vivere pienamente la propria condizione di dualismo, di uomini di transizione. E Kafka, come dicevo, prese le mosse da questo articolo per una sorta di giustificazione della propria posizione, e dice di sé in una lettera a Milena di essere il più occidentale di tutti gli ebrei occidentali. Con questo si colloca ai margini, al limite, ai margini estremi di una epoca dove tutto poi in realtà finisce. Quindi questo è un tema abbastanza importante, questo dell'essere un uomo di transizione, di passaggio tra un'epoca e un'altra. L'identità, che è un tema appunto connesso con quanto detto finora, sembra per Kafka essere un'identità linguistica, e quindi un'identità con la letteratura tedesca, con la lingua tedesca soprattutto, che è la lingua in cui scrive. In questo senso è questa visione dell'identità come che poggia appunto su una appartenenza linguistica lo accomuna a tutta la letteratura moderna yiddish, in cui l'identità si fonda essenzialmente ed esclusivamente sulla lingua. Il tema identitario è un tema infatti centrale nella cultura ebraica ashkenazita in generale, che elabora risposte diverse al processo di secolarizzazione, quindi di assottigliarsi progressivo della tradizione. E se da una parte per usare le parole di Kafka ci si attaccava ai lembi del mantello gassidico, cioè in fondo alla tradizione, e concretamente questo era l'atteggiamento dei sionisti, che rispondevano con un ritorno alle origini, la Palestina, l'età d'oro, un ritorno di per sé regressivo, e con la rivitalizzazione forzata della lingua ebraica classica. Dall'altra parte si accettava la storia e la diaspora, ma con un afflato idealistico e illuministico che privilegiava i valori di giustizia, di uguaglianza di tutti gli uomini, di solidarietà, ideali sostenuti dai movimenti e poi dai partiti politici socialisti come il Bund dei lavoratori di Polonia e Lituania e molti altri partiti di questo tipo, che incoraggiavano l'uso dello Yiddish e vedevano nella lingua Yiddish l'elaborazione storica dell'esperienza ebraica diasporica, e dunque essa stessa elemento unificante e identitario per l'ebreo moderno. Entrambe queste risposte, da una parte quella sionista, dall'altra quella diciamo socialista, che però è assolutamente radicata nella cultura di lingua yiddish, si contrappongono all'assimilazione nel tentativo di affermare un'identità ebraica specifica e molto forte. E tornando a Kafka, l'idea di una energia fortissima, incontenibile, è il motivo centrale del suo discorso sulla lingua yiddish. Kafka aveva intuito il carattere essenziale che il linguaggio rivestiva nel mondo degli attori yiddish. E come si legge nel discorso introduttivo, lui fa uno spettacolo, un discorso introduttivo a uno spettacolo di recitazione poetica dell'attore Yitzhak Levy, che è appunto il capo di questa piccola troupe di attori, e come si
legge, dicevo, non è la tecnica teatrale, non è la letteratura, non è la tradizione della comunità orientale, ma lo Yiddish, l'autentica chiave di lettura del mondo degli attori. Lo Yiddish è il vincolo grazie a cui l'ebraismo orientale, nonostante le trasformazioni sociali, l'allontanamento progressivo dalla tradizione religiosa e dei costumi, le migrazioni che lo avevano sconvolto, aveva potuto conservare intatta, come dice Kafka, la naturalezza e la semplicità dell'essere ebreo. Così scriveva anche Ugo Bergman, l'amico e compagno di scuola di Kafka. Lo Yiddish dunque come espressione peculiare dell'identità ebraica, ma anche sua ultima estrema difesa. Sull'importanza dello Yiddish per la sopravvivenza dell'identità ebraica orientale aveva insistito a lungo già Nathan Birnbaum. Nathan Birnbaum era uno studioso che nel 1908 organizza la prima conferenza sulla lingua Yiddish a Chernowitz e invitando tutti scrittori, critici letterari, giornalisti, eccetera, eccetera, a questa conferenza di 8 giorni. Il suo intento era quello di motivare la conferenza a dichiarare lo Yiddish come la lingua dell'ebraismo moderno. Risultato della conferenza, lo Yiddish fu considerato alla fine come una lingua dell'ebraismo moderno, quindi non c'è stata un'accettazione della tesi di Birnbaum, ma Birnbaum aveva i suoi buoni motivi, motivi assolutamente pragmatici per questa sua decisione, per questa sua proposta, e diceva: se infatti in tempi remoti la religione aveva dispiegato un controllo abbastanza stretto sulla vita del popolo, garantendone l'unità anche in assenza di una lingua nazionale, perché ricordiamo, ebraico non è stato più parlato per circa 1000 anni, cioè al di là della tradizione della religiosità in sinagoga, eccetera, non è stato parlato, quindi era una lingua non parlata, l'aramaico uguale, quindi dice, pur mancando una lingua nazionale, la religione aveva garantito quest'unità. Ma nell'epoca moderna, in cui appunto i vincoli della religione e della tradizione si andavano assottigliando, è ovvio che la scomparsa dello Yiddish avrebbe significato l'inevitabile declino dell'identità nazionale degli ebrei orientali. Birnbaum parla degli ebrei orientali perché quelli occidentali già non avevano più lo Yiddish e non avevano più una lingua. Non avevano più una lingua, erano assimilati nei paesi in cui vivevano e quindi parlavano le lingue dei vari paesi, soprattutto in Germania. Questo va detto forse anche per chiarificare un po' l'importanza di questa lingua, che Kafka, quando sente per la prima volta, considera molto importante, ma ovviamente idealizza anche in parte questa lingua, questi canti cassidici, questa espressività e soprattutto questo senso di comunità che avverte sia nella piccola troupe di attori che generalmente nel mondo orientale, ebraico orientale. Ora, gli attori di questa troupe erano più o meno tutti transfughi dal mondo dei cosiddetti caffettani e dai cappelli di Nietzsche, quindi dal mondo del hasidismo tradizionale, dell'ebraismo orientale. Erano transfughi perché lo avevano abbandonato, erano ben felici di averlo abbandonato. Nel 1911-12, quando Kafka ebbe la possibilità di parlare molto a lungo con Löwen e anche con gli altri, ebbe anche la possibilità di vedere che questo mondo, una volta sicuramente in qualche modo glorioso,
era cambiato molto, non era più così. E dalla vita di Loewy, dal suo tentativo fallito di trovare un approdo nel mondo occidentale, per il suo essere così sospeso tra due mondi, tra il vecchio e il nuovo, tutto questo fece pensare a Kafka, fece pensare, fece considerare importante questa testimonianza di Loewy, tanto importante questo essere tra due mondi, da motivarlo a chiedere la pubblicazione di una memoria autobiografica di Loewy a De Jure di Martin Buber, quindi pubblicarlo sulla rivista di Martin Buber. In realtà poi questo scritto autobiografico che Loewy fece e scrisse non venne pubblicato, fu pubblicato soltanto nell'edizione postuma dell'opera di Kafka. Al vento disergante dell'epoca moderna, l'ebraismo orientale sembra potesse opporre comunque la forza di una identità nazionale ancora viva e presente. Gli ebrei orientali, a differenza di quelli occidentali, sono infatti un popolo, così dice Kafka, e scrive per loro la loro lingua è l'espressione immediata di questa appartenenza, quindi ancora una volta connette la lingua, la comunità e l'identità ebraica. Andrebbe detto che lo Yiddish che Kafka ha ascoltato probabilmente era un tipo un po' particolare di Yiddish, nel senso che, come voi sapete, gli attori non hanno mai goduto di gran buona fama né nel mondo occidentale né in quello orientale. E dunque il teatro Yiddish si sviluppa nella seconda metà dell'Ottocento e continua poi nel Novecento a fiorire realmente nel Novecento. Molto spesso queste prime compagnie teatrali erano compagnie che vagavano da un posto a un altro e venivano poi dare i loro spettacoli in posti più diversi, insomma a Praga in un caffè, nel caffè Savoy, in altri posti, anche nelle piazze, insomma voglio dire era una interessante perché il teatro Yiddish sembra ricalcare un po' la storia del teatro occidentale che comincia il teatro di strada, di piazza. E la lingua di questi attori Yiddish è particolare. Perché è particolare? Lo Yiddish, come forse voi sapete, è composto di elementi diversi. L'elemento primo è l'ebraico, più antico, ebraico poi non è esattamente ebraico, ebraico aramaico, poi le lingue dei paesi dove si sono fermati e quindi la componente romanica, che è l'antico francese e l'antico italiano, poi quella tedesca, che è naturalmente è una componente massiccia, che forma, perché in Germania si formano gli Yiddish, poi quello dell'ultima migrazione nei paesi slavi, quindi Polonia, Ucraina, e in tempi recentissimi l'inglese per la migrazione in America. Ora, una è chiamata lo Yiddish una lingua fusionale, sebbene va detto che fusionali sono un po' tutte le lingue, ma lo Yiddish forse in maniera più accentuata. E quello che succede nella letteratura Yiddish è una cosa abbastanza interessante a livello teatrale. Esiste la possibilità di accentuare una lingua o l'altra, diciamo le componenti di una lingua o l'altra. Per esempio, un pezzo di teatro in cui un carattere, una figura è un rabbino, userà molte parole derivanti dall'ebraico. Mentre un illuminista, un maschilino, un illuminista ebreo userà molto tedesco, parole molto provenienti dal tedesco.
Quindi c'è un ondeggiare tra queste, per esempio, invece se si vuole descrivere una persona del mondo dei delinquenti, è più però d'origine slava. Quindi c'è una possibilità di variazione, generalmente non riscontrabile in altre lingue, ma questa possibilità di variazione è quella che ha incontrato Kafka. Kafka ha incontrato lo Yiddish di una troupe di attori che germanizzava lo Yiddish. Perché? Perché erano tutti, tutto sommato, attori già lontani dalla religione, erano naturalmente erano andati via dalle loro comunità, erano delle persone abbastanza moderne in molti sensi e quindi avevano una mentalità, un approccio razionale, illuminista. Dunque, aumentavano il tedesco e lo Yiddish. Ora, quindi lo Yiddish che ha sentito Kafka molto probabilmente era di quello che oggi i linguisti chiamano Deutschmerisch, e cioè questo Yiddish che in epoca recente ha assunto o assume elementi germanici per motivi, non so, personali, dell'autore, dello scrittore. In realtà il tedesco, come sappiamo, è l'elemento fondamentale dello Yiddish, ma è il tedesco del tardo medioevo, non quello moderno. Un pochino di tedesco è passato anche in epoche posteriori nello Yiddish, ma minimale. Il grosso appunto è un tedesco del tardo medioevo, che ha un po' un tedesco del tardo medioevo. Se si comincia a parlare di questo si dice: ma che cos'è il tedesco del tardo medioevo? Non esiste, esistono solo i dialetti, come esistevano in Italia nel tardo medioevo i dialetti da noi, non esisteva una lingua già, una già standardizzata, non esisteva, e così non esisteva in Germania, esistevano i dialetti. Quindi i dialetti tedeschi del sud della Germania sono quelli che hanno poi mescolato e tutto il resto formato lo Yiddish. Quello che succede però in tempi moderni, ai tempi di Kafka, è appunto qualcosa di diverso. Sono questo tentativo di rendere nobile questa lingua germanizzandola con tratti moderni. Quindi è un po' uno Yiddish molto particolare quello che lui sente, e non sicuramente lo Yiddish così come era parlato nelle comunità ebraico-orientali. Forse è interessante anche sapere che questi attori sono stati attivi a Praga per 4 mesi, quindi anche l'esposizione di Kafka a questo teatro Yiddish è definitivamente ridotta. Kafka però assiste a 11 rappresentazioni, che non è poco, e alcune addirittura più di una volta. Il teatro Yiddish aveva un pubblico proletario, essenzialmente proletario o di piccola borghesia. Perché? Perché diciamo, la classe alta dell'ebraismo cecoslovacco era di lingua tedesca, andava a sentire Goethe, Schiller e compagnia bella, non era interessante al teatro Yiddish, così come l'alta borghesia ebraica nei paesi dell'est europeo, Russia, andava a sentire, non so, Cechov o altri autori russi, non quelli Yiddish. Quindi è un teatro, però è un teatro popolare, è un teatro vivo, ha una lingua talmente viva che per Kafka diventa una specie di casa, di sensazione appunto di appartenenza, di sensazione di essere dentro questa casa ebraica. Io vorrei fermarmi qui perché altrimenti parlo solo io, che forse sono già andata oltre i tempi concessi. Molto, molto interessante.
impegnato a più riprese, grazie anche di averci, almeno io ho imparato molto sulla lingua Yiddish che non conoscevo, cioè non conoscevo questa stratificazione della lingua Yiddish e questa possibilità di declinarla a seconda dei contesti, estremamente importante. Tutti questi stimoli. Ora passo la parola alla professoressa Irene Cajon, che è professore ordinario di antropologia filosofica alla Sapienza, molti di voi la conoscono perché spesso è intervenuta qui, ha anche insegnato al nostro diploma, ha insegnato filosofia al diploma universitario. E, Irene ha pubblicato diversi libri, tra i più recenti Il pensiero ebraico del Novecento, edito da Donizetti, e poi interessante anche Ebraismo laico, la sua storia e il suo senso oggi, e poi, tra i lavori che penso di segnalare, Profezia e filosofia nel Kuzari e nella Stella della Redenzione, dove mette appunto a confronto Yehuda Halevi e Rosenzweig. Ha anche organizzato moltissimi convegni, numerosi convegni, alcuni qui a Centro Bibliografico, alcuni alla Sapienza. Sono per esempio usciti gli atti di un convegno che si era tenuto in Sapienza e che ha per titolo Giacobbe e l'angelo, figure ebraiche alla radice della modernità europea. E questo è anche un lavoro estremamente interessante con contributi molto originali. E si è occupata di Kafka e in particolare ha curato un volume Cinque storie di animali Cinque storie di animali ci dirà lei stessa un pochino e un altro articolo ha pubblicato diversi articoli sempre su Kafka. Però citerei ancora Franz Kafka sul Nero Cammino nell'archivio di filosofia, nella rivista Archivio di Filosofia del 1997. Grazie mille di essere con noi. Sì. Ringrazio Miriam per la presentazione e anche l'invito di questa occasione interessante che ci dà modo di di Kafka. E dunque io prenderei spunto proprio dall'oggetto della nostra discussione, l'identità ebraica in Kafka, e vorrei sostenere questa tesi che l'identità ebraica in Kafka non dovrebbe essere rintracciata, a mio modo di vedere, ripercorrendo la sua vita o soffermandosi sulle sue proprie dichiarazioni, nelle lettere o nei diari, perché naturalmente se si vede questo materiale autobiografico abbiamo l'impressione di un autore che assorbe una quantità di stimoli culturali esterni. Abbiamo parlato della letteratura tedesca, della lingua tedesca, che era familiare a Kafka, però Kafka viveva a Praga, dunque in un contesto in cui si parlava la lingua ceca. E c'è l'Yiddish e vi sono influenze culturali che poi provengono direi dalla letteratura europea in senso lato, la letteratura inglese e la letteratura francese e gli sono profondamente familiari. Cita Dickens, cita Balzac, cita Flaubert. Quindi la visione che Kafka ha della cultura è una visione molto ampia e direi universale, rientrano nella sua nozione di letteratura una quantità di lingue e di influenze diverse. E si è ricordata anche l'identità che Kafka stesso percepisce ebraica come un'identità complessa, drammatica, tesa tra Oriente e Occidente, e
c'è l'influenza sionista da un lato attraverso i suoi amici Max Brod e Bergman in primo luogo e Martin Buber con il quale ha scatti, ma per altro verso c'è anche il forte richiamo della tradizione religiosa ebraica, quindi da un lato il secolarismo e per altro verso invece la religiosità ebraica. Ora, la personalità di Kafka è particolarmente complessa e la sua vita è anche una vita percorsa da grandi contraddizioni. Però, al di là di questo, la mia impressione è che se uno legge l'opera di Kafka, le sue novelle, i suoi racconti, quello che emerge in realtà è un'identità ebraica potentissima, fortissima. L'opera di Kafka sembra veramente esprimere un'identità ebraica particolarmente accentuata, particolarmente rilevante, come se dall'opera stessa emergesse la personalità di un autore profondamente legato all'ebraismo, al di là di quello che poteva essere, potevano essere i vari lati della sua personalità. Ora, questa profonda identità ebraica che emerge dalla sua opera venne riconosciuta da alcuni pensatori ebrei contemporanei a Kafka stesso. Per esempio, di forte identità ebraica in Kafka parla Martin Buber in un testo che si chiama Due forme di fede e che venne pubblicato all'inizio degli anni 50, dove Kafka viene considerato come autore che si collega ai testi ebraici, alla tradizione religiosa ebraica, e viene, da parte di Martin Buber, paragonato Kafka nel mondo che gli esprime attraverso le sue opere, ai testi invece del Nuovo Testamento, al cristianesimo. E secondo Martin Buber è Kafka che ha riproposto le tematiche della Bibbia ebraica in modo da far emergere delle peculiarità che distinguono la Bibbia ebraica dal Nuovo Testamento. E non solo Buber riconosce la profonda identità ebraica di Kafka nell'opera stessa di Kafka, ma abbiamo anche Franz Rosenzweig che si esprime in termini molto simili a quelli di Buber. E poi c'è Schollen, Gershom Schollen, che anche parlava di Kafka come un autore particolarmente legato all'ebraismo. E ora, quello che lega l'opera kafkiana all'identità ebraica è proprio il modo in cui Kafka torna a pensare la legge, la rivelazione, il rapporto tra l'uomo e Dio. E l'ebraismo di Kafka non va certamente rilevato nel suo legame con la tradizione come ebreo osservante, perché Kafka non era osservante, non era un ebreo che fosse legato alla pratica delle mitzvot o all'osservanza religiosa. Sappiamo da certe sue note di diario che quando il padre nella sua infanzia lo portava in sinagoga e Kafka da bambino viveva questa sua esperienza come un'esperienza negativa, era in sinagoga, era al tempio, ma si annoiava mortalmente perché non capiva la preghiera, non poteva seguire profondamente quello che accadeva. Per lui erano momenti particolarmente tristi, non veniva coinvolto nella liturgia ebraica. E sappiamo anche che il suo avvicinamento al sionismo, che pure vi è stato, ricordavamo gli amici di Kafka che sono sionisti, Kafka frequentava il circolo Bar Kokhba di Praga, che era un circolo sionista, ebraico-sionista, e partecipava alle conferenze, aveva ascoltato Buber che era venuto a Praga a parlare dell'ebraismo moderno, dunque del sionismo, aveva dialogato con lui e tuttavia Kafka
Kafka si sentiva lontano dal sionismo. Dunque non c'era l'osservanza religiosa, non vi era neanche un legame profondo col sionismo, e il suo ebraico non venne mai particolarmente approfondito. Aveva cominciato a studiare l'ebraico, sapeva i rudimenti dell'ebraico, ma non era una lingua in cui si era veramente immerso. E Kafka ci ha lasciato una testimonianza riguardo il suo legame col sionismo, anche interessante. Dice che aveva partecipato a uno dei congressi sionisti che si erano tenuti a Basilea, e siamo nel primo decennio del Novecento, ma dice che si era sentito veramente strano, fuori luogo, non si sentiva a suo agio nel momento in cui partecipava all'attività politica del movimento sionista. Quindi troviamo un Kafka che sembra estraneo a correnti dell'ebraismo del suo tempo, quali il sionismo, o quali fondamentalmente estraneo, nonostante avesse avuto contatti con il sionismo, e anche però con la tradizione religiosa a cui molti ebrei suoi contemporanei ritornavano. Allora, il punto che io vorrei invece sottolineare riguarda proprio il legame che invece è molto forte in Kafka con il modo di vivere l'esperienza religiosa. Pensiamo a certe sue celebri novelle, per esempio la novella Davanti alla legge, che molti di voi avranno letto. È la storia di quell'uomo di campagna, viene nominato in questo modo, Ish Haaretz, l'uomo della campagna, l'uomo della terra. Ish Haaretz, nel linguaggio talmudico, è l'uomo che non è versato nella Torah, viene contrapposto al Talmud Chacham, cioè l'uomo dice, consapevole della legge. Ora, dice Kafka, un uomo di campagna, un Ish Haaretz, arrivò in un luogo dove vi era un guardiano, vi era una porta socchiusa, ed egli avrebbe voluto entrare, però rimase sempre al di fuori, aspettava un cenno del guardiano affinché potesse lasciarlo entrare, e questo cenno non arrivava. Passano gli anni e alla fine lui rimane sempre in quel luogo, non ha il coraggio di entrare, ma forse è il guardiano che non gli permette di entrare. Qui c'è un'ambiguità nel racconto, che poi verrà anche tenuta presente nel romanzo Il processo, in cui la novella Davanti alla legge verrà inserita. Il processo di Kafka fu pubblicato postumo, mentre Davanti alla legge era già stato pubblicato anteriormente, era un racconto pubblicato anteriormente, però questa novella venne poi inserita nel processo. Ora, nel processo si danno varie interpretazioni di questa novella, dunque se ne mette in luce l'ambiguità. Non si sa se è lo Ish Haaretz che non può entrare nel mondo della legge, non può barcare la porta, oppure se sia il guardiano che gli impedisce questo passaggio. E se voi pensate ad altri racconti, per esempio Il castello di Kafka, che venne anche pubblicato postumo, vi è la storia di un uomo, anche questo è un Ish Haaretz, è un agrimensore, è un Ish Haaretz anche lui, che cerca di conoscere chi vive nel castello, ma non riuscirà mai a entrare in contatto con lui. Tutta la città entro cui emerge il castello, vi è il castello, vive un po' all'ombra di questo misterioso abitante del castello, e l'agrimensore cerca di conoscerlo, ma il finale di questo romanzo ci è ignoto, perché anche questo romanzo di Kafka non vive la luce. Kafka vivente, ma venne pubblicato postumo. Alcuni dicono che il finale avrebbe potuto essere positivo, e altri pensano che invece il protagonista sarebbe stato per sempre escluso dalla possibilità di entrare nel castello.
Pensiamo a un altro, ad altri testi celebri, per esempio quella novella che si chiama Das Urteil, che vuol dire il giudizio, ma vuol dire anche il verdetto, in cui c'è un uomo che viene condannato a morte dal padre, che perderà la vita, si suiciderà, ma sarà il padre che in qualche modo gli ha detto delle parole che lo porteranno ad annullare la sua esistenza. Vive il rapporto col padre, il protagonista di questa novella, come un rapporto particolarmente tragico. Da un lato c'è un'autorità che lo sottomette, è quella del padre, ma per altro verso il figlio non può fare a meno dell'autorità del padre e dipende da lui. Allora, ho ricordato soltanto alcuni temi di romanzi e novelle kafkiane che sembrano effettivamente mostrare un atteggiamento dei protagonisti che li avvicina a figure bibliche. Franz Rosenzweig fa il nome di Giobbe quando parla del protagonista del castello. E Giobbe, come il protagonista del castello, è un personaggio che cerca di entrare in rapporto con Dio, dialoga con Dio, è colpito da ogni sorta di mali, non ne capisce la ragione e si ribella a Dio, gli fa domande, lo interroga circa il senso di tutto quello che gli accade e nello stesso tempo però non può fare a meno di entrare in rapporto con Dio stesso, pur nell'oscurità, nella domanda, nell'interrogazione, vi è sempre questo desiderio di non rompere un legame che rimane tra Giobbe stesso e Dio. E si può pensare ad altri celebri personaggi della Bibbia, pensiamo al profeta Giona che fugge davanti a Dio perché non vuole obbedire al comandamento che Dio stesso gli ha dato di annunciare a Ninive, la città dove avrebbe dovuto recarsi, che se gli abitanti non si fossero pentiti la città sarebbe stata distrutta. Giona che cosa fa? Si ribella, non accoglie il comandamento divino. E nel seguito della storia del libro di Giona sappiamo che poi Giona tornerà su questa sua decisione. C'è l'episodio del naufragio e Giona ascolterà di nuovo la voce di Dio, annuncerà la necessità del pentimento a Ninive, poi però, dato che Dio non distruggerà Ninive perché la città si pentirà, fugge dal cospetto di Dio e contesterà la stessa azione divina. Il libro si chiude con un dialogo tra Giona e Dio che avviene sotto forma di domanda, sotto forma di domanda. Non vi sono risposte finali nel libro di Giona, ma rimane la domanda di Giona rivolta a Dio riguardo al perché aveva distrutto una certa pianta che gli aveva dato ombra, e Dio si rivolge a Giona dicendo che perché mai avrebbe dovuto distruggere questa pianta che gli era cara e maggiormente cara gli era una città popolata da numerosi abitanti come Ninive. Il libro si chiude con una domanda. Allora, ecco che si ritrovano in molti testi biblici le stesse parole, gli stessi atteggiamenti da parte dei protagonisti che ritroviamo nei libri e nell'opera di Kafka. Cioè, il senso del dubbio, il senso dell'assurdo, il senso dell'interrogazione continua, e l'angoscia di non avere la risposta che tronca i dubbi, l'incertezza. Ecco, tutto questo viene messo in evidenza nel momento in cui parlano di Kafka da parte degli autori che vi ho citato prima, cioè Rosenzweig, Buber e Scholem. Vorrei leggervi alcune righe di
di Scholem che riguardano Kafka, che sono sotto forma di poesia. Scholem aveva ricevuto, dopo la morte di Kafka, che avvenne nel 1924, Scholem aveva ricevuto il processo e aveva fatto dono di un esemplare del processo a una sua amica che si chiamava Kitty Marx. Ora la sua amica non aveva compreso la novella di Kafka e Scholem accompagna il regalo che fa alla sua amica con una sua poesia dove cerca di illustrare il senso che il testo del processo di Kafka aveva. E si tratta di una poesia della fine degli anni 20. Scholem è a Gerusalemme in questo momento, perché era emigrato dalla Germania nel 23. Si trova a Gerusalemme. Vi leggo solo qualche riga. La poesia è intitolata "Con un esemplare del processo di Kafka". E Scholem si esprime in questo modo nel cercare di dare il senso, il significato del processo di Kafka. Scrive così: quasi compiuto fino al tetto è il grande inganno del mondo. Concedi dunque a Dio che si desti chi fu trapassato dal tuo nulla. Così soltanto irraggia rivelazione nel tempo che ti rifiutò. Il tuo nulla è l'unica esperienza che il tempo può avere di te. Esattamente alla bilancia di Giobbe fu misurato il nostro stato e sconsolati nel giorno del giudizio siamo da parte a parte conosciuti. La redenzione non può rendere puri, troppo in alto è la stella. Fossi anche tu giunto fin lì, tu saresti ancora sulla via per andare verso di te. Dal centro dell'annientamento a volte certo un raggio irrompe, ma esso non mostra la direzione che la legge ci comandò. E poi la poesia si conclude in questo modo: chi è l'accusato? Sei tu o è la creatura? Tu e Dio, evidentemente. Chi è l'accusato? Tu o la creatura? Se qualcuno te lo domandasse, ti immergeresti solo nel silenzio. Si può porre una tale domanda? La risposta è indeterminata. Dobbiamo tuttavia vivere finché il tuo tribunale non ci scruti. Ecco. E Scholem cercava di mettere in evidenza come nel processo di Kafka rimane l'idea di una rivelazione divina, di una presenza divina. C'è un tribunale divino, c'è una legge, c'è una redenzione. E ci sono nel processo di Kafka tutte quelle nozioni che noi possiamo trarre dai testi biblici, ma tutto ciò appare insieme a domande e dubbi. Tutto questo è già presente negli autori biblici. Scholem è convinto che qui Kafka non faccia altro che riprendere l'atteggiamento di coloro che scrissero la Bibbia ebraica. Pateuco, i profeti e gli altri testi che compongono la Bibbia ebraica. Ora concludo naturalmente dicendo tutto questo, ricordando questa profonda affinità tra l'opera kafkiana e la Bibbia ebraica. Non si vuole escludere che nell'opera di Kafka vi siano poi molti altri motivi, tanti altri aspetti delle novelle kafkiane, dei romanzi kafkiani, fanno invece pensare ad altre figure della letteratura europea. Il protagonista del romanzo America, anche questo è un testo postumo, fa pensare a Dickens. Ricordateci che c'è la vicenda di un personaggio che viene cacciato dalla sua famiglia e che si ritrova in America e ha tutta una serie di vicissitudini. In altri testi Kafka cita Ulisse, Ulisse dell'Odissea, in altri testi cita il Don Chisciotte. Ecco, ci sono tanti altri influssi che naturalmente vanno al di là del suo legame con la tradizione ebraica
nei testi italiani. E tuttavia, pur ricordando la varietà di influenze e l'universalità dell'opera kafkiana, e credo che soprattutto insieme a Scholem, a Huber e a Rosenzweig bisogna insistere sull'eredità ebraica di quest'opera di Kafka. D'altra parte non credo che vi sia contraddizione in questo tracciare il profondo legame di Kafka col mondo biblico e la sua apertura universale, perché già la Bibbia stessa e anche le sue vedute, evidentemente nella Bibbia noi troviamo non soltanto riferimento alla storia degli ebrei, alla storia da Abramo in poi, il popolo di Giacobbe, ma troviamo riferimento alla storia dell'umanità, ecco, per cui tra mondo ebraico e apertura universale non vi è conflitto. Del cattolico con Dio e il rapporto dell'ebreo con Dio. Cioè io come cattolica dovevo avere comunque un intermediario, Gesù, le Madonne, i Santi, perché io a me era proibito insomma arrivare a Dio, perché era una cosa veramente insomma potente, forte, che io non avevo diciamo la possibilità di arrivare a Dio se non attraverso qualcuno che intermediava questo rapporto. Invece gli ebrei era diverso, perché loro non ci avevano questo ostacolo, loro il loro cammino era diretto verso Dio, loro pregavano verso Dio senza avere nessuno che contrapponesse insomma tra loro e Dio. E questa cosa diciamo ha sempre un po' creato un po' di invidia verso gli ebrei, no? Dico, perché io devo essere inferiore, c'ho il peccato originario, devo patire delle cose che non ho fatto insomma per. Un peccato che io non so se ho commesso, cioè questa cosa non mi ha dato mai, diciamo, mai riuscito a capirci, anche se poi uno legge tanti testi insomma un po' filosofeggianti dei cattolici in cui li spiegano, però non hanno mai convinto più di tanto. Per cui insomma ho cominciato poi un po' a interessarmi un po' più dell'ebraismo, perché mi interessava un po' di più. Tutte le altre religioni mi sembravano un po' come dei testi di filosofia, dei testi di storia, ma niente di santo, non vedevo niente di santo, vedevo un rapporto di questi personaggi verso Dio. Per cui dopo all'università andai a frequentare un corso di tedesco dove insegnava Marino Freschi, e quell'anno lui portava la parte monografica su Franz Kafka.
Allora cominciai, diciamo, un po' a interessarmi, mi piaceva, e cominciai a leggere anche autori ebrei, che ho fatto per tanti anni, perché l'unica letteratura che a me piaceva di più, anche il modo di scrivere, no? Era molto bello e mi affascinava. E poi nel momento di laurearmi pensai, insomma, di fare uno studio più approfondito su Kafka, perché una cosa è seguire un corso monografico all'università, una cosa invece magari faccio una tesi dove io per conto mio potevo anche andare a indagare cose che l'università non mi aveva chiesto, insomma, in quel corso di laurea. Per cui, anzi, una cosa, per laurearmi dovevo fare il 21° esame, perché nel frattempo avevo concordato la tesi con la professoressa Pedocchi di Napoli, cioè il mio cognome, aspetta, non mi sfugge il secondo. E poi nel frattempo mi sono sposata, ho avuto il bambino, per cui non, insomma, ero un po' allontanata dall'università. Quando poi ho cominciato, mi mancava solo la tesi per laureare, un peccato che io non finisco la mia. E poi avevo già incominciato a fare un po' di idea della tesi, andai dalla professoressa Villone Petocchi, lei mi disse no, che nel frattempo era passato al corso di laurea in lettere, per cui non poteva seguirmi più, che stava sociologia. Dice, però se tu hai fatto già, sei avanti col lavoro, io eventualmente posso fare, però io avevo appena iniziato. Per cui cercai un altro professore, trovai il professore di Antonio Cavicchia Scalamonti, che ha fatto l'esame di sociologia, storia del cristiano, alcuni esami con lui, e per cui feci poi un esame, il 21° esame di sociologia della religione, dicevo così tu quadratamente io ti posso seguire, che hai fatto con me questo esame. E fu un lavoro veramente bello, perché intanto abitavo già a Roma e lui abitava a Roma. Allora ogni volta lui dice, no, ma io guarda, non capisco niente di ebraismo, no? Dice, mi fai tu la ricerca. E poi invece ho scoperto che allora non c'era internet, per cui noi sapevamo le cose attraverso la bibliografia, no? Dei libri, e non era, cioè non era tutto visibile, no? Una storia di una persona. Per cui poi ho scoperto invece che lui è un esperto di ebraismo, però lui mi diceva no, non so niente, proprio stimolare a me una ricerca. Quando poi l'ho portato tutto il lavoro ho dovuto poi anche un po' tagliare perché era troppo lungo, e anche qua con il libro ho dovuto poi sintetizzare alcune cose perché diventava troppo lungo il testo. E per cui quello che mi ha affascinato, diciamo, anche lo studio di Kafka è anche la ricerca, no? Delle sue identità ebraiche, cosa è successo nel modernismo, perché tanti ebrei si sono allontanati. A me questa cosa, insomma, mi ha un po', mi sconvolgeva, come fa una persona che nasce ebrea e poi molto spesso i suoi, come è successo a Mendelssohn, è successo ai figli di Marx, e poi i suoi nipoti si battezzano, diventano cattolici, un po'. Per cui, invece poi quello che noi vediamo in Kafka, lui è diverso, perché lui nasce in una famiglia a Praga, di origine ebraica, però frequenta le scuole tedesche, e in più viene allevata dalle domestiche che sono ceche. La sua mamma lavorava col marito al negozio, perché il padre si appoggiava molto sull'aiuto, diciamo, della moglie, e tra loro c'era un buonissimo rapporto, come anche tra Kafka e il padre, cioè non era come tanti, diciamo, autori non ebrei hanno invece scritto, che io qualcuno l'ho messo in bibliografia perché l'ho letto, però non l'ho potuto citare perché non mi interessavano per questo lavoro le cose che loro avevano scritto. No, il problema di Kafka è che lui ha sempre rimproverato al padre, come noi vediamo anche nella lettera al padre, e che io ho segnato una cosa se rispondete. E il problema è che il padre era un uomo ormai, diciamo, assimilato. Perché era assimilato il padre? Perché c'erano state le leggi e gli editti di tolleranza di Francesco Giuseppe, che dava agli ebrei la possibilità, diciamo, di entrare, diciamo, nel mondo dei goi, no? Tra parentesi, e loro potevano poi fare prima tutte le scuole, tutte le professioni, e venivano un po' tolte tutte le restrizioni.